Eccoci, allora credo che siamo in diretta su Casa La Terza. Penso che cominciano i nostri amici a ascoltarci e guardarci. E prima di tutto diamo il benvenuto a Eva Cantarella. Ciao Eva, come stai? È Ciao Pepe, ti chiamo Pepe? certo, è certo. Ufficialmente tu ti firmi Giuseppe di solito. Ma in realtà è molto diffuso, mi chiamano tutti Pepe, quindi va Tu, benissimo, ma poi tu mi hai sempre chiamato così. sì, sempre. Allora Pepe, no, grazie a te, grazie a tutti voi, sono felicissima di essere qui e felice di essere riuscita a parlare attraverso Skype, che per me è una grande... Certo. È un miracolo comunque che la tecnologia ci consenta di parlare come fossimo nella stessa stanza, no? Nella tua vedo dei libri dietro di te. Sono i miei libri, sì, li ho messi un po' in ordine per l'occasione, prima erano tutti... Ma raccontaci di questi giorni così strani e particolari, che stai facendo? Cosa fai in casa? Cosa di Ah, io faccio particolare? quello che ho sempre fatto, cioè sto seduta qui, proprio qui, in questo posto dove sono. Normalmente c'è molto più disordine alle spalle e in giro, ma io passo la giornata sempre qui, più o meno, non tutta la giornata, ma grandissima parte della giornata. Quindi per me da questo punto di vista non è cambiato molto. Anzi, devo confessare che in un primo momento, al di là della paura e dell'impressione per quello che stava succedendo, il fatto di poter stare in casa e di non dover correre da un posto all'altro freneticamente come facevo, per alcuni giorni mi ha molto confortato. Poi ho cominciato invece a risentire un po' della... Ecco, tu vivi a Milano, dove hai insegnato per molti anni, appunto, dove vivi da sempre e diciamo cosa? Quando ho 4 anni, mio padre è venuto a Milano a insegnare qui quando avevo 4 anni. Tuo padre si occupava di cose simili, no? A quelle di cui ti occupi tu. Lui era un letterato, era un letterato. Io invece ho fatto legge perché non volevo fare la figlia del professore che studia dove il padre insegna, perché allora era inconcepibile che una figlia andasse in un'altra città a studiare. Ma ho fatto bene, ho scelto. E ho scoperto la bellezza e l'importanza del diritto. L'importanza del diritto per capire il mondo, anche il passato, naturalmente. Ma com'è che l'hai scoperto? Chi te l'ha fatta scoprire? Beh, il mio grande maestro, Giovanni Pugliese, che non è Giovanni Pugliese Carratelli. Giovanni Pugliese è stato un grandissimo giurista, oltre che romanista. Insegnava a Milano, poi è andato, quando Ma come l'hai incontrato? Diciamo, come è sono venuto andato qui? alle... Sono andata alla prima lezione della facoltà di legge, che era istituzioni di diritto romano, e ho trovato questo professore che mi ha assolutamente incantato, incantato per era straordinario come professore, come studioso, come professore, come docente, e la materia è bellissima. No, ma volevo dire che se sei entrato in quell'aula vuol dire che la curiosità verso il diritto l'avevi maturata prima. Sai, come tutti, uscite dal liceo, cosa fosse il diritto lo sapevo molto vagamente. Devo farti una confessione, che è questa. No, tutti mi dicevano che dovevo studiare lettere, e a me sarebbe anche piaciuto perché mi piaceva molto la letteratura, cioè, ecco, abituata a poi. Ma mi dicevano che io non volevo assolutamente andare a studiare nella facoltà dove insegnava mio padre. E mi sentivo anche dire: no, devi fare lettere perché così poi puoi insegnare, perché l'insegnamento si concilia col fare una donna, perché era scontato che mi dovessi sposare. E allora io ho detto: non farò mai una cosa che devo fare perché sono una donna, perché mi devo sposare e quindi quella è la cosa più importante. Voglio fare una facoltà che mi consenta di fare un mestiere, non voglio dire maschile. Ma un mestiere che di solito praticano gli uomini. E legge mi è sembrata perfetta da questo punto di vista. Noi avevamo pochissime donne. Poi mi Ho capito. piacevano. Beh, insomma, questa storia che ci piccola, insomma, mini storia che ci hai raccontato, mette insieme poi in realtà i tuoi vari interessi, perché credo che chi ci ascolta, molti di quelli che ci ascoltano, ti conosce ed è qui anche perché apprezza e ti segue da tanti anni, ma insomma, per quelli che non lo sappiano, Eva Cantarella è una figura di studiosa molto particolare perché appunto mette insieme la formazione di giurista, il fatto che si è occupato molto del diritto, ma si è occupato anche insieme al diritto della vendetta.
e non se ne è occupata in senso solo giuridico, strettamente giuridico, ma per esempio poi ne parleremo, che cosa vuol dire la vendetta nel mito, la vendetta nella tragedia. Quindi nel tuo percorso intellettuale, in realtà la letteratura, la tragedia, il teatro ci sono moltissime, no? Sì, perché come background avevo tutto quello che avevo imparato, sentito in casa, quindi ho sentito parlare di Omero e delle tragedie fin da quando ero piccola, e quindi ho messo assieme tutto. Sai che tanti anni fa noi pubblicammo un libro di un grande psicologo che si chiama Jerome Bruner. È un mio carissimo amico, Jerry, è morto è da poco, aveva appena compiuto 100 anni, un genio assolutamente. Un genio assoluto. Io me lo ricordo una volta che andammo con mia moglie e con le figlie in vacanza, mi sembra in Irlanda, e lui aveva una bellissima casa con la seconda o terza moglie, non mi ricordo, sulla scogliera. E a un certo punto ci preparò della pasta, che era veramente strano, perché fare la pasta per gli italiani, per uno che viveva a New York, e poi si mise a fare i piatti. E Carina gli disse, ma Jerome, le facciamo noi? Lui disse, no, mi piace moltissimo fare i piatti a mano, perché è una delle poche cose che si sa quando comincia e si sa quando finisce. E lui, te lo cito, perché fece con noi un bellissimo libro, in cui guardava il processo come una narrazione. Certo. Cioè diceva, il processo è un racconto, no? È vero, lui era un uomo di una cultura sterminata. Allora ti racconto una piccola cosa. Io ho insegnato alcuni anni alla Law School di NYU, e lì che ho conosciuto Jerry. Sì. Allora insegnavo il diritto romano, materia stranissima per loro. Ecco. Jerry un giorno si presenta alla lezione sapeva tutto, conosceva il diritto romano, e a un certo punto abbiamo fatto molti seminari assieme, nei quali io restavo incantata dal modo come lui traduceva, tutto diventava un racconto, ma era un uomo straordinario. Sì. Anche dire, a proposito di si sa quando le cose si cominciano e si finiscono, lui non ha mai pensato di non finire i suoi libri. Io ero andata a trovarlo 6 mesi prima della sua morte più o meno, e lui stava seduto e aveva davanti non so quanti libri, e gli ho detto cosa sono, e lui ha detto i libri che devo finire. Lui pensava di finirli tutti, aveva 100 anni. Personaggio incredibile. No, era una persona straordinaria. Ricordo che lui aveva per esempio in Italia un grande interesse per, aveva lavorato molto con le scuole elementari, per esempio quelle emiliane, le più avanzate, aveva fatto dei progetti, lui era adorato lì. Cioè, era adorato a Reggio Emilia. Comunque, tra un attimo torniamo alla vendetta, al diritto, le cose di cui ti sei occupata. Volevo solo un istante chiederti questo. Tu appunto vivi a Milano, che è stata una delle città più colpite dal virus. Qualche tempo fa un nostro comune amico, Tito Boeri, mi diceva che per un periodo almeno lui sentiva ogni 20 minuti, ogni mezz'ora una sirena, ecco. Io vivendo a Roma non ho questa percezione, immagino che debba essere stato anche per te un periodo molto straniante, molto... Perché appunto io da un lato ero qui seduta e studiavo, però l'unico rumore che sentivo era quello delle ambulanze che passavano, perché anch'io sono su una direttiva dove passavano, era veramente terribile. A volte mi svegliavo di notte e sentivo quel rumore che non era vero, hai capito perché? Terrifica, ma è ancora difficile stare a Milano, perché ancora siamo gli unici che siamo, pare che i contagi siano un po' in crescita ancora, insomma passerà, deve passare. Passerà e poi quando ho cominciato a pensare alle cose da dire, sono andato in rete a riguardare, ci sono tantissime tue lezioni, conferenze, perché una delle cose che ti contraddistingue è che sei una persona molto generosa. E quindi, come dire, ti impegni, vai moltissimo nelle scuole, per esempio, con i ragazzi, ma insomma, e una di questi incontri, questo era invece a Milano, al Teatro Parenti, tu parlavi di una cosa che mi ha molto colpita, oggi parliamo di distanziamento sociale, no? E in quella lezione, a proposito di Medea, parli del distanziamento tragico. Ti vuoi dire che cos'è? Perché mi ha colpito e poi mi è sembrato che ci fosse qualcosa in questa conversazione. L'istanza tragica, l'istanza tragica, sì. Quella attuale, sì, ma in un senso diverso da quello attuale. Allora, la regola era questa. Sul teatro, che allora non era solamente, è inutile che lo dica a te, lo sa, ma
sanno tutti, ma insomma anche non solo tu, ma anche gli ascoltatori, immagino, non era solamente un momento di ricreazione, per quanto alto il teatro, era una forma di paideia. Quindi sulla parliamo scena, ovviamente del teatro greco, del teatro ateniese. Del teatro greco. Sì. Si mettevano in scena delle storie che riguardavano l'intera cittadinanza, problemi etici, sociali, giuridici, tutto quello, ma dovevano essere posti in modo da non toccare la realtà cittadina di quel momento. E allora la risoluzione qual era? La mettevi nel mito, per fare del tempo, no? Per esempio, la storia di Medea e Giasone era una storia molto importante in quel momento, per il rapporto con la donna straniera, tutte queste cose. E beh, spostato, visto nel mito, la storia di Medea, come viene raccontato nella tragedia, è tuttora attuale, come tutte le tragedie greche, sono tuttora attuali, perché quella situazione mitica si può applicare in modo, a situazioni che sono diverse, ma che in qualche modo si presentano nel tempo e nello spazio perennemente. No? E, non so, assolutamente. Ecco, per esempio Medea, il problema di Medea, migrante, Medea che arriva, la straniera che arriva sospettata di essere un'assassina, di tutti i mali, è stata ed è di attualità, molto di attualità. Quindi è per questo che io dico sempre, quando mi capita di parlare di questo, che io preferisco, non mi piace parlare di attualizzazione del mito. Il mito è attuale, non ha bisogno di essere attualizzato, lo è per definizione. Certo, ma infatti devi sapere che una delle cose che mi colpì quando entrai in Casa Editrice è che mio padre disse: io non voglio fare una collana di classici, perché i classici devono entrare in tutte le collane. Certo, è vero. Perché se sono attuali, perché sono classici, perché sono attuali. Se sono attuali, li metto insieme ai libri di oggi. Certo, è giusto. E tu hai continuato, no? E tu hai continuato a farlo. Ma la distanza tragica è una regola straordinaria, perché appunto consente anche una libertà nel ritrovare i temi dell'oggi appunto in un racconto mitico. E per i greci era così importante che tu in quella conferenza parlavi addirittura di uno che fu sanzionato, Frinico, o sbaglio. Frinico, uno dei primi poeti tragici, un anno prima della presa di Mileto. Mileto è una città greca sulle coste dell'Asia, perché le prime poleis greche sono state quelle, naturalmente attaccate dai persiani, no? Ecco. E l'anno prima, 493, era stata distrutta dai persiani, no? E Frinico mette in scena ad Atene questo, e pare che tutto il teatro sia scoppiato a piangere, e da quel momento hanno proibito l'hanno multato e hanno proibito di rappresentare di nuovo quella tragedia, che non doveva fare riferimento a una realtà del momento. No, questo è molto interessante, e anche, mi pare, in un certo senso si può dire che è una chiave del grande successo dei tuoi libri, perché se io scorro, come ho fatto, i titoli dei tuoi libri, che adesso non riepilogo, intanto per profonda invidia, perché io apprezzo molto la fedeltà degli autori, certo. Quindi penso che l'amicizia di Inge è stata fondamentale, certo, e quindi poi voglio dire, una grande casa editrice. Se io scorro i titoli dei tanti libri tuoi, tu ti sei occupato di tantissimi temi, attraverso la storia delle istituzioni, ma anche le norme, le abitudini individuali e collettive, ti sei occupato appunto di storia letteraria e teatrale, che hai studiato attraverso i miti, per esempio, hai studiato il rapporto tra le donne e gli uomini, uh-huh, e in particolare la condizione femminile. L'ultimo libro che non posso non citare, Gli inganni di Pandora, credo che sia il tuo ultimo, ce n'è uno ancora dopo. Gli inganni di Pandora è l'ultimo. E che ha come titolo L'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica. E poi rapporto a generazioni, genitori e figli, appunto la vendetta e il diritto. Allora, questa distanza tragica, secondo me, c'è tutta in questi libri, c'è nelle tue conferenze, l'ultima bellissima che hai fatto, voglio ricordare, perché quando ci siamo visti di persona, l'ultima occasione era a Napoli, no? Sì, mamma mia, il giorno prima che scoppiasse tutta questa cosa. Il giorno prima che scoppiasse, perché noi avevamo fatto questo festival che ha avuto un grande successo di storia a Napoli, che era dal 27 febbraio al 1 marzo, quindi proprio nei giorni immediatamente precedenti, noi eravamo molto preoccupati di riuscire a farlo, e hai fatto una bellissima lezione su Saffo,
che abbiamo chiamato Saffo come tutti, ci spieghi in 2 minuti perché l'abbiamo chiamata Saffo come tutti? Perché, perché era sulla bisessualità, ma perché appunto l'abbiamo chiamata come tutti? Sì, ma, perché in realtà sono partita da Saffo perché volevamo partire da, una, da, un personaggio femminile, ma Saffo, che è l'unica, non ho bisogno di dirlo, l'unica poetessa greca, a parte alcune tracce di poetesse nella Grecia, in Magna Grecia, ma insomma no, abbiamo piccole cose. Beh, però anche Saffo, in modo diverso dagli uomini, aveva rapporti sia con le donne che con gli uomini, perché si diceva che fosse innamorata di Faone, ma aveva una figlia, e quindi in modo completamente diverso, però mi ha consentito di affrontare il tema che io ho chiamato impropriamente in un mio vecchio libro, quello della bisessualità dei greci, perché i greci, quella dei greci non era una bisessualità nel senso che intendiamo noi oggi ovviamente possiamo intendiamo una persona che ha rapporti indifferentemente più o meno, ma invece allora era una cosa regolamentata, cioè l'uomo greco, le donne non avevano, dopodiché, dopo Saffo, per le donne quello si chiude e le donne devono avere rapporti solo con un uomo, anzi solo con un marito e basta. Ma gli uomini, di regola, tutti nel corso della vita hanno rapporti con altri uomini o con donne, ma solo e rigorosamente in certi momenti della vita. Cioè il ragazzo giovane poteva, allora, per capire questa cosa bisogna che io faccia una premessa. Cosa significava per i greci? Che cosa significa? I greci non distinguevano fra il concetto, la distinzione omo-eterosessualità arriva con il cristianesimo, con la concezione giudaico-cristiana. Per i greci non avrebbero neanche capito, anche se le parole sono fatte, ma non avrebbero capito. Loro avevano un'idea, la virilità. La virilità significa attività, significava attività in tutto, no? Quindi attività in guerra, attività con la parola, e attività voleva dire, era un mondo molto competitivo, vincere sugli altri. Allora, e in campo sessuale voleva dire assumere il ruolo attivo, no? Sì. Invece però il ragazzino, fino a quando non raggiungeva la maggiore età, non era ancora un uomo, se lo sarebbe diventato, ma era come un neutro, mi viene in mente gli inglesi che dicono it al neonato, ecco, loro lo allungavano, era neutro, tant'è vero che era sottoposto a tutela. In quel periodo il ragazzo greco aveva un amante, il nome era proprio questo, amato per il ragazzo, eromenos, era stessa per l'amante. Questo padre aveva un ruolo tra l'altro pedagogico fondamentale, perché insegnava, insieme al rapporto amoroso che esisteva e che era molto importante, insegnava i valori del cittadino al ragazzo. E qui non abbiamo il tempo e non saprei dare una risposta, ma è anche molto singolare a questa società che questi padri che affidano a un amante il compito che dovrebbe essere per noi è quello dei padri, ma questo è un altro discorso, ci vorrebbe uno psicanalista forse. Poi quando però il ragazzo che aveva avuto quindi, quando il ragazzo raggiungeva 18 anni, diventava un uomo e doveva diventare attivo e allora poteva avere rapporti con gli altri uomini, ma essendo diventando l'amante, guai se era l'amato, perché quindi c'era un rigore straordinario nelle regole, poi nei fatti non sappiamo cosa succedesse, ma però le regole sono queste, basta leggere qualunque Aristofane, poi si dice bene cosa si pensava degli uomini che non rispettavano degli uomini, quello che noi diremmo omosessuale passivo. Quindi la bisessualità è un fenomeno, mi sono dilungata, scusami, un po' troppo, ma non è facilissimo da spiegare. Allora, partendo da Saffo, abbiamo allargato il discorso, provocando anche una certa reazione del pubblico. No, ma questo ti volevo dire, intanto l'hai spiegato benissimo e questa è un'altra delle cose che ti contraddistingue, cioè tu hai la capacità straordinaria di essere affascinante al tempo stesso di assoluta semplicità, ma la cosa che ti volevo dire era la distanza tragica e il fatto che però i classici ci parlano dell'oggi è proprio dimostrata da un episodio che è successo quel giorno. Noi eravamo al Teatro Bellini, che questo bellissimo teatro, colgo l'occasione per dire, io sono grato ai Fratelli Russo perché nel Festival di Storia ci sono 6 grandi istituzioni, tra cui il teatro. Questo è un grande teatro gestito da questi figli di Tato Russo, un grande attore napoletano. In questo teatro, dove c'erano
più di 900 persone, tu hai finito la lezione e a un certo punto cosa è successo? Si è alzato un signore e cosa ha detto? Mi ha detto che c'era tanta gente, ma io ho capito, a me gli omosessuali fanno schifo, io ho capito questo. E sono rimasta assolutamente basita, naturalmente, ma poi c'è il pubblico che è insorto, devo dire. Sì, a me hanno raccontato che ha detto per l'omosessualità o la bisessualità sarà stata normale a suo tempo, ma non accetto che lo sia adesso, no? Io ricordo anche un giudizio di questo genere. Beh, esatto. Vabbè. Forse mi aveva colpito tutto, sì, è certo. Non e mi ricordo che la sera, quando siamo andati a cena nel piccolo ristorante insieme a tutti i relatori, tu hai detto, ma forse la mia lezione quindi è stata inutile. Io ti ho detto, no, al contrario, è stata utilissima. Ho detto, forse non mi sono spiegata bene. Ma no, questo dimostra che parlando del passato, parlando del mito, parliamo dell'oggi. Ma appunto, veniamo al tema della nostra conversazione, che è proprio quello di cercare di usare questa distanza tragica con un gioco, con una... E a questo punto avvediamo al libro che tu hai fatto con noi, perché... In quel libro, il libro è su Ulisse, di Ulisse hai scritto in tante occasioni, ma in quel libro, il libro si chiama Sopporta cuore la scelta di Ulisse. E il primo tema di cui parleremo a proposito di Ulisse è proprio la libertà di scelta. E vorrei iniziare chiedendo di spiegare questo verso, Sopporta cuore, perché a pagina 45 tu dici c'è un momento in cui Ulisse deve... capire cosa deve fare nei confronti delle ancelle, no? Sì. Ce lo vuoi raccontare qual è quel momento, sì. Cosa succede? Sì, tutto, sì. E anche perché questa cosa, ecco, sì, tu mi chiedi, sì, perché questa cosa è attuale, la distanza tragica. Beh, perché in Omero si trova tutto. A me mi viene in mente la famosa definizione di Calvino, un classico, è quello che ogni volta che lo leggi ti dà un'idea nuova, ti dice, Omero ogni volta che lo rileggo, quella volta lì mi aveva dato un'idea, c'è un episodio che mi ha dato l'idea, ed è l'episodio ovviamente famoso, alla fine quando Ulisse torna, la strage dei Proci. Allora, in quell'occasione Ulisse non fa due cose molto interessanti, perché ha come due vestiti, no? due teste, due modi di ragionare diversi, perché Ulisse è al tempo stesso il rappresentante del mondo della vendetta, che era il mondo precedente ovviamente alla nascita del diritto, no? Il mondo omerico fondamentalmente, era un mondo nel quale non c'erano comportamenti leciti e non leciti. Se tu ti ritenevi offeso, reagivi. Basta vedere come fa Achille, come fanno gli eroi greci. Lui è l'eroe, è un eroe, quindi è l'eroe della vendetta. Allora, torna lì e cosa deve fare? Deve vendicarsi dei Proci, ben 108 giovani belli ai tanti che insidiavano la moglie. Secondo recenti interpretazioni si lasciava insidiare facilmente, ma adesso dimentichiamo questa cosa, prendiamo Penelope tradizionale. Non facilmente, ma ogni tanto, vabbè, comunque, e deve vendicarsi, e li uccide. Nella stessa scena, però, contemporaneamente, lui che cosa fa? Ci sono dei suoi dipendenti, non c'erano gli schiavi allora, erano dei dipendenti di questi signori, il capraio, l'araldo, il bovaro, alcuni lo avevano tradito, altri no. E allora lui si comporta in modo completamente diverso con gli uni e con gli altri. I Proci tentano, alcuni dei Proci, tutti tentano, qualcuno, di salvarsi da questa strage, dicendo, ma io non ho fatto niente, io ho trattato bene Telemaco, io ho trattato bene Penelope, è vero. E a lui la cosa non la prende proprio in considerazione. Perché? Perché il mondo della vendetta, e qui c'è l'evoluzione di una parola che è molto interessante, la parola è aitios. Aitios in un primo momento indica il rapporto di causa e di effetto, e tu subisci le conseguenze di un fatto del tutto indipendentemente che tu abbia voluto quel fatto, basta il rapporto causa ed effetto. E allora lì l'intenzione, il fatto che questi si giustificassero dicendo io sono stato buono non aveva nessuna rilevanza, la vendetta non tiene conto di tutto questo. Nello stesso momento, praticamente, quando uccide, no? Uccide alcuni dei dipendenti, fra cui le ancelle infedele, ecco, il supporta cuore,
perché un momento le ancelle, no, le ancelle erano 50, uccide quelle che lo avevano tradito con i proci, solo quelle, e tra gli altri dipendenti punisce solo quelli che lo avevano tradito volontariamente. Per esempio Femmio Laedo l'aveva tradito perché Omero dice ananche, vuol dire per necessità, costretto, non si capisce se costretto fisicamente o moralmente dai proci, Telemaco glielo conferma e allora Ulisse non lo punisce. Allora questo è uno snodo fondamentale del rapporto vendetta-diritto, che tra l'altro io trovo in questo momento sia molto importante, perché è purtroppo, ma non è solamente una mia sensazione, c'è una rivalutazione dell'idea della vendetta. Ci sono delle persone che teorizzano il valore etico della vendetta, e poi ci sono persone che a livello meno coltivato semplicemente parlano continuamente, mi voglio vendicare. Però ecco, è quello. Questo episodio dell'Odissea segnala il momento del passaggio dal mondo della vendetta al mondo del diritto. E ci tengo anche a dire una cosa, è molto interessante, perché Ulisse agisce come un rappresentante del mondo del diritto, non c'è ancora la polis, siamo all'interno della famiglia, ma lui, diciamo, è un giudizio domestico, ecco. E esercita volontario e involontario. Ecco che cosa sta il rapporto fra oggi e allora, l'attualità di quello che è successo allora, e anche il come ci aiuti a riflettere su questo. E secondo me può essere anche un avvertimento, io spero che lo sia questo, no? Nei confronti di questa rivalutazione terribile, che soprattutto in alcuni autori americani ho visto, è molto forte. Ma questo che dici è di straordinario interesse e attualità. Nel libro, all'inizio del libro proprio, scrivi: la coscienza della propria autonomia morale non è un dato innato, e la percezione della propria libertà è risultato di una faticosa presa di coscienza, una lunga e difficile conquista del pensiero che sta alla base e costituisce il presupposto dei concetti etici e successivamente giuridici come colpa e responsabilità, quello che hai appena detto. Ti chiedo che ruolo ha in questa acquisizione di una coscienza della propria responsabilità l'educazione? Beh, è fondamentale assolutamente l'educazione, ma l'educazione è fondamentale per, voglio dire, io credo che quello che noi siamo, ci sono cose innate, personali, sentimenti, ma io credo che, se voglio usare delle cifre, il 90% sia dovuto al contesto, non a caso sono uno storico, quindi per forza non posso che dire questo, non posso che essere relativista da questo punto di vista, il 90% venga dall'esterno, e l'educazione in famiglia, perché prima educazione l'abbiamo in famiglia, così come l'educazione scolastica, è fondamentale assolutamente, assolutamente. Però ti faccio un'altra domanda, perché poi torniamo a Ulisse, ma l'educazione è fondamentale, la libertà di scelta si esercita nell'autocontrollo, no? Stamattina sentivo un podcast di Daniel Goleman, questo grande psicologo, ha scritto questo libro che si chiama Intelligenza emotiva, e dice una cosa molto simile a quella che hai detto tu, cioè l'intelligenza emotiva nasce dalla autocoscienza e dall'autocontrollo. Ma secondo te le persone colte si autocontrollano di più? No, perché non è detto. Io penso di sì. La cultura non significa necessariamente erudizione, non significa avere. No, certo. No, stiamo parlando di cultura, può essere una persona colta, anche uno che ha fatto poche scuole, ma è certo che la cultura. No, te lo chiedo perché noi viviamo una strana epoca controllo. Cosa? Spero di aver capito dove vuoi arrivare, vediamo. No, io penso che viviamo in una strana epoca in cui negli ultimi anni, non solo in Italia, penso a Trump,
La cultura nel senso tradizionale è stata molto molto svalutata, come fosse quasi un fardello, quasi un optional, una cosa in più. Cicerone, qualche anno fa, non c'era così? Se appena dicevi una cosa che sembrava che avessi studiato, professorone. No, beh, ecco, io credo che questo non è solo un difetto di chi ha detto queste scemenze, ma forse anche di chi ha prodotto cultura, che spesso, a differenza di quello che fai tu e fanno altri, un'altra persona che ti è cara, che con te ha chiuso il Festival di Storia, è Luciano Canfora, con cui abbiamo chiacchierato una settimana fa. Ecco, voi siete due persone che, avendo raggiunto degli obiettivi molto alti in termini di ricerca, di stima e di reputazione, però l'avete messa in gioco, la mettete in gioco ogni giorno, andando in giro, incontrando persone di ogni cultura. Ecco, molti tuoi colleghi non sono così. No. E usano la cultura come barriera certe volte. Ma c'è, sì, lo so. Però le cose stanno cambiando. Se io penso a quando sono andata e mi sono iscritta io all'università, anche se allora c'erano personaggi come il mio maestro Giovanni Pugliese e tanti altri, io ho avuto come professore di diritto dell'Itala, per esempio. Dell'Itala era uno straordinario professore. C'erano un tempo gli studiosi che ritenevano che il loro prestigio fosse legato alla loro produzione scientifica limitata, stretta rigorosamente agli esperti della materia. Un po' anche il criterio di selezione dei professori era legato a quello. Ecco, questo sta sparendo. E io vorrei anche dire che adesso si sta esagerando dall'altra parte. Si sta esagerando a volte dall'altra parte, ma insomma. Comunque, e soprattutto la divulgazione era una brutta cosa. La divulgazione, ma io mi ricordo ancora una frase che mi aveva colpito, uno dei primi consigli di facoltà al quale io sono andata quando ero ancora professore incaricato, come si chiama, quindi un giovanissimo professore, no, praticamente non parlavo neanche, perché non si parlava, gli incaricati non parlavano, e parlavano di un certo libro, e uno ha detto, ma figuriamoci, è un libro pubblicato, me lo ricordo benissimo, dall'editore Einaudi, perché era considerato una divulgazione, e la divulgazione è una cosa... Ecco, oggi tutto questo non è più così. Ma voglio dire, non è più solo così, moltissimi... No. Posso citare una persona che cito sempre allora quando si parla di divulgazione? Lo faccio sempre, certo. Ma è irresistibile, Jacques Le Goff. Certo. Le Goff è venuto una volta a parlare a Milano all'università e ha detto, e ve lo ricordo benissimo, ha detto: io faccio un professore e il mio mestiere è fatto di tre cose: la ricerca, la didattica e la divulgazione, e ritengo che tutte e tre siano ugualmente importanti. Me lo ricordo sempre. Certo. Ecco. E posso dire, Eva, quando Jacques, sono felice che tu l'hai citato, perché è stato un grande amico, oltre che un grande autore della casa editrice, abbiamo fatto tante cose insieme, ne cito solo una straordinaria collana europea che è rimasta l'unica, che si chiama Fare l'Europa, con 5 case editrici europee, francese, tedesca, spagnola, inglese, che insieme progettavano i libri. Quando Jacques Le Goff diceva divulgazione, lui intendeva dentro divulgazione anche impegno civile. È inevitabile, non divulghi, questo sì, è vero, una volta c'era l'intellettuale arroccato per cui la politica era una roba, ecco, e l'impegno civile non se ne parlava proprio, no, io ho sempre cercato di farlo nei limiti del possibile. Cioè quello che Le Goff pensava è che la storia è un alimento della cittadinanza, cioè, certo. Se tu non hai una consapevolezza del passato non puoi essere un buon cittadino. Assolutamente, non puoi essere un buon cittadino e non puoi essere neanche un buono storico, secondo me. No? Certo, se non hai una consapevolezza del presente, non puoi essere un buono storico. Certo, no, ma sai, voglio dire, noi siamo in un'epoca in cui tutti continuano a ripetere, anche i tuoi colleghi, ma la storia non ha niente da insegnarci, la storia non è magistra vita. Ora a me pare che c'è una bellissima frase di Mark Twain che dice: la storia non si ripete mai, ma fa rima. È un bel modo di metterlo, no? Certo che nessuno di noi può uscire e pensare di essere Ulisse o Achille, sarebbe un imbecille. Però la storia che ci hai raccontato di Ulisse, adesso torniamo su un altro aspetto, ci dice moltissimo anche per l'oggi, no?
Se ho un minuto, ti dico una cosa che mi è venuta in mente adesso a proposito della storia non Sì. serve a niente. Mi è capitato proprio in occasione di pandemia, così mi sono andata a rileggere La peste di Atene, naturalmente, no? Tu Sì. sai, e sono rimasta impressionata da una frase in particolare, un pezzo in particolare di Tucidide, perché lui racconta questa cosa e fa delle analogie impressionanti. Non sappiamo da dove veniva, però si dice che sia venuta dall'Asia, ma era la prima volta, nessuna malattia si era diffusa con quella rapidità. Non c'era, per la prima volta non c'era una medicina per curarla, tutto qua. E poi dice, ognuno dice la sua, e poi dice, io non posso dire né l'uno né l'altra cosa perché non sono un medico, non sono questo, però è uno storico, lo dice. Allora io faccio una cosa, vi descrivo i sintomi e li descrive. E perché descrive i sintomi? Perché se per caso un giorno dovesse succedere la stessa cosa, potrebbe essere utile. L'utilità è impressionante, eh? Certo. Dunque, ti dico che ci stanno ascoltando tantissime persone e molte sono entusiaste, dicono grazie professoressa, ricordano dei tuoi libri. Ci sono due persone, adesso ce ne sarà altro che vorrei salutare, che tu conosci. Uno è un storico che ha fatto con noi un bellissimo libro su Venezia moderna, si chiama Alessandro Marzomagno. Sì, E sì. Certo. l'altra è una tua allieva, è Laura Pepe, che è stata con noi qualche giorno fa a parlare di eroi, se abbiamo gli eroi e cosa sono gli eroi, ed è stata una bellissima conversazione con Lia. Un saluto a tutti e grazie. Torniamo a Ulisse. Sempre in questo esercizio di stanza tragica, cioè di raccontare una storia che ci parla, a un certo punto abbiamo pensato che un'altra cosa di cui parlare era la sua relazione con le donne, la relazione con la moglie, ma anche con le donne. E tu mi hai detto, ma lì c'è una grande storia, un racconto che racconta qualcosa addirittura fino alla morale borghese del matrimonio. Ci vuoi dire perché? C'è l'etica del matrimonio borghese, assolutamente. Allora, Ulisse ci mette 10 anni a tornare da Troia a Itaca, va bene, disavventure, cose, gliene fanno di tutti i colori, gli dèi, eccetera, eccetera. Però di questi 10 anni, gran parte la passa su delle isole con delle signore, le quali ha delle avventure. Allora, lasciamo stare il discorso sulle sirene, che anche è legato alla seduzione, perché la seduzione delle sirene è anche una seduzione erotica in qualche modo, ma è già più complicato, perché diciamo, prendiamo proprio delle cose dove la cosa è più facile e concreta. Allora, Circe e Calipso. Allora, arriva da Circe. E Circe, intanto queste donne con le quali ha delle avventure si distinguono dalle altre perché vivono sole, non stanno sotto un pater famiglia, non hanno un marito, sono single, ecco, quindi già cosa strana. E per di più fanno un'altra cosa, cantano. Allora le donne in Grecia a stento parlavano molto poco, lì addirittura queste cantano, lo facevano solo le etere e le donne. Vabbè. E lui arriva da Circe e nonostante questa avesse trasformato i suoi compagni in porci, lo sappiamo benissimo tutta la storia, però Circe fa un'altra cosa che le seduttrici fanno, le mogli, no? Gli dice, lo invita a salire sul suo letto e quindi già prenderlo, queste donne prendono delle iniziative. E lui dice, prima dice, però giuro, no, 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 va bene, lei giura. Si ferma un anno e perché se ne va da città? Va a chiamare i suoi compagni, perché poi Circe dice, trasforma i compagni, i porci di nuovo in compagni, e poi dice, vai a chiamare gli altri. Lui va a chiamare gli altri e prima di andarsene bisogna che i suoi compagni gli dicano, ma insomma Ulisse, è un anno che siamo qui, ce ne vogliamo andare, e allora lui se ne va. Quindi aveva avuto una bella avventura. Omero non lo dice. Ma lui da Circe ha certamente un figlio e non è l'unico che ha nel frattempo, perché poi c'è anche la storia naturalmente con Calipso. Quella con Calipso è una storia più complicata perché dura anni. Eva, posso dirti una cosa? Stai un pochino più indietro, perché quando vieni avanti ti si... Ecco, perfetto, così è perfetto. Perché essendo molto miope non vedo, allora vado vicino. Non ti preoccupare, va bene comunque, Ah, no, però no, mi piace. così è perfetto. Va bene. Continua, stavi dicendo di Allora, Circe. ecco, allora, Calipso, un anno.
Da Calipso, ho già trovato gli anni. Calipso è una ninfa buona, carina, non è come si dice pericolosissima a prima vista, ma lui. E lui, allora, qui c'è una cosa molto interessante. La prima volta che incontriamo Ulisse nell'Odissea è nel quinto canto, quando lui è lì seduto su una roccia all'isola di Calipso. La traduzione italiana, in genere, io ho in mente, perché continuo a usarla, perché mi continua a piacere molto, quella di Rosa Calzecchi Onesti, dice: piangeva disperato perché non gli piaceva la ninfa. Ma in greco c'è una parola, ucchete, che vuol dire non gli piaceva più la ninfa, che è un po' diverso. Perché c'era stato un certo numero di anni e si era stancato e voleva tornare da Penelope. Allora, resta, poi questa ninfa è buona, lui aiuta, è molto carina, cioè gli offre l'immortalità e lui dice di no. Perché? Perché lui continuava ad amare e voleva tornare da Penelope. Allora, questo non gli impedisce, un momento, anche lì, Omero non lo dice, ma ha un certo numero di figli, come lo sappiamo dai commentatori. I commentatori si dividono solo sul numero di figli, qualcuno dice che sono due, qualcuno che dice che sono tre. Comunque, questo uomo in questi 10 anni ne passa una buona parte, mi è venuto da ridere, poi ti dico perché, andando in giro, incontrando delle signore e seminando figli. Io mi è venuto da ridere perché una volta a lezione parlavo di questa cosa con i miei studenti e uno studente mi ha detto, non mi devo avvicinare, e lo studente mi ha detto: ma signore, è stato il primo turista sessuale. Sì, dico, è stato il primo turista sessuale. Allora, nel frattempo Penelope a casa che lo aspetta. Se avessi il tempo entrerei in un altro argomento molto interessante. Allora, questa è l'etica morale del matrimonio borghese. Del matrimonio borghese, allora, nel quale io ci tengo a dire una cosa. Noi sappiamo che il nostro diritto di famiglia è cambiato nel 75, ma ci è voluto ancora qualche anno perché si cancellasse dal codice penale il reato di adulterio, che, insisto su questa cosa, è sempre stato solo femminile. Solo femminile. Le donne potevano essere punite, mi pare che la reclusione fosse fino a 2 anni, sul termine non sono sicura, ma quasi, se tradivano, dovevano essere colte in flagrante, il che dava luogo a episodi boccacceschi a volte, ma insomma la regola giuridica era questa. Il marito veniva punito solamente se teneva una concubina in modo particolarmente offensivo per la moglie. Allora, questa è l'etica borghese che nasce in Omero. Omero amava la moglie, la moglie fedele e altra cosa, e le mogli, ma questo non in Ulisse non lo sappiamo, ma lo sappiamo da altre fonti. La gelosia non era, le mogli non erano gelose, perché anche i sentimenti cambiano nel tempo, no? E quindi le mogli, sapendo che per il marito era normale avere una concubina che tra l'altro viveva nella casa coniugale, avere altri amanti, eccetera, eccetera, non, era meglio che non fossero gelose, ecco, mentre il marito gelosissimo. È assolutamente l'etica borghese che è sparita, cambiata radicalmente nel 75, ma insomma ha lasciato tracce. Come no? Beh, ieri sera con mia moglie abbiamo visto un film americano che si chiama Bombshell, che è ambientato durante la campagna elettorale di Trump, in cui si parla di del capo di Fox News che viene accusato di molestare le giornaliste per fargli fare carriere, e si riproduce un meccanismo simile, nel senso, lui ha una moglie, è fedele alla moglie dal punto di vista sociale, dopodiché fa quello che gli pare, diciamo, utilizza il suo potere, diciamo. Lì naturalmente la discussione è, gli uomini hanno sempre avuto più potere delle donne e quindi hanno utilizzato questo potere anche a fini sessuali. Non è sempre così pacifico che se le donne non avessero avuto lo stesso potere degli uomini non avrebbero utilizzato anche loro. C'è un bellissimo libro di Michael Crichton, uno scrittore americano, in cui si invertono le posizioni, si chiama Rising Sun, l'ha fatto Michael Douglas al cinema, c'è una super manager donna che si approfitta di un dirigente uomo, sì, lo ricatta, sì, dicendo: se tu non stai con me non ti faccio far carriera. Sì, ma questo è possibilissimo, perché no? È possibilissimo, solo che diciamo che numericamente è una cosa assolutamente... Cioè,
Dunque, Eva, potremmo andare avanti per molto e magari se ti va una volta ritorniamo a fare questi incontri in futuro, però abbiamo pochi minuti per chiudere. Io vorrei chiederti una riflessione a proposito di tutto quello che abbiamo detto, che in qualche modo, come sempre la tua opera, ha a che fare con i comportamenti, la mentalità, le norme, l'etica, la responsabilità. Ecco, noi siamo in un momento del nostro paese molto delicato e difficile, in cui, come dire, siamo entrati nella cosiddetta fase 2 e c'è questo esercizio delicato tra la sanzione, quello che dice non puoi fare questo perché sennò prendi una multa, e la responsabilità. E io credo che dentro c'è un tema fortissimo, che è quello della fiducia nei cittadini. Se non si dà fiducia ai cittadini, io credo è difficile ottenere poi il senso di responsabilità, o sbaglio? Certo, se non si dà fiducia ai cittadini, e nello stesso tempo la cosa che mi ha colpito molto però in questa vicenda è la fiducia che i cittadini hanno dimostrato nei confronti, chiamiamolo, del potere. Sì. Non era così scontato, perché i cittadini hanno obbedito, noi abbiamo obbedito tutti, devo dire che siamo stati straordinari da questo punto di vista, in tutta Italia. Concordo. E abbiamo obbedito per senso di responsabilità, tra l'altro per senso di, ecco, per anche per ragioni altrui, perché certamente ha giocato anche la paura, ma fondamentalmente io credo che la cosa sia stata il nostro senso di responsabilità nei confronti degli altri, che è una cosa molto importante, e la fiducia nei confronti di un governo, con tutti i difetti che ci sono stati, con tutti gli errori che sono stati commessi, per carità, però la fiducia nei confronti anche dell'autorità, che mi è sembrato, che non, devo dire che non mi sarei aspettata. Assolutamente, e sai cosa mi ha colpito, non so nel tuo caso, soprattutto il comportamento dei giovani. Sì. Cioè, i giovani erano molto preoccupati per gli anziani. Sì. Io ho visto un sacco di ragazzi che erano più attenti loro addirittura dei genitori o del... Cioè, erano preoccupati ed erano molto attenti a rispettare certe regole. Assolutamente, molti miei amici, io non ho figli, però ho un nipote che abita sopra di me che è come un carceriere praticamente. Tutti i miei amici mi dicono che hanno figli o nipoti che impediscono loro fisicamente di uscire, quindi è proprio vero. E questo io trovo che sia fondamentale. Quando sento qualcuno che dice no, ma io ho visto al telegiornale che hanno fatto una festa in terrazza, io dico, ma guardate, che ci sia qualcuno deviante, irresponsabile, c'è in qualunque società, anche in una società militarizzata, anche se tu mandi l'esercito in piazza avrai sempre qualcuno, questo è ovvio. La cosa importante è la gran parte delle persone come si comportano. Abbiamo dato, secondo me, una grande dimostrazione di senso civico e anche di altruismo, nel senso di veramente di altruismo. Certo che avevamo anche paura, stavamo attenti anche per quello, però fondamentalmente c'era questo, secondo me. E dobbiamo augurarci che quando questo prima o poi passerà, ci vorrà del tempo, non sarà una cosa immediata, ricordiamo alcune di queste cose, no? Cioè teniamo a memoria di questo altruismo. Cerchiamo anche di costruire una società un po' diversa da quella di prima, perché sono venute alla luce, lo sapevamo, ma le abbiamo viste, abbiamo toccato con mano la miseria, la quantità di persone povere, ma veramente a livello veramente di impossibilità di sopravvivere, che hanno rispettato in modo incredibile tutto. Un amico napoletano mi raccontava proprio ieri, lui diceva, capisci, noi abbiamo delle case bene o male comode, ma nei Vasci, dove stanno 8 persone in 40 metri, eravamo preoccupati. Ha detto che si poteva girare per i quartieri spagnoli di Napoli e questi stavano in casa. Quindi era... Certo. Veramente impressionante, secondo me, questo nostro atteggiamento. Siamo stati tutti molto bravi, però speriamo che queste sacche, sì, altro che sacche, che questa enorme quantità di questa situazione di povertà estrema e così diffusa, si possa fare qualcosa. Adesso si è capito, si deve cambiare qualcosa. Beh, io credo che la prossima stagione sarà una stagione di fortissime tensioni sociali.
E penso che la fiducia, appunto, che, di cui parlavamo prima, diventi anche un circuito virtuoso in cui il potere capisce, chi ha più potere capisce che o questo disagio a questo disagio si risponde attraverso forme di forte equità, certo. O altrimenti i rischi che abbiamo è di una richiesta di autorità ancora più forte, come è stato in passato, no? Assolutamente, hai ragione. Speriamo, ma speriamo insomma che, se si dice che storia magistra vita, chi lo sa, può darsi che in questo caso sia veramente magistra. No, bisogna applicare la libertà di scelta di Ulisse, sapendo una cosa, e cioè tu hai detto lo storico le gofe, lo storico guarda al contesto, no? E guarda l'insieme, e guarda l'insieme come relazioni, e tu hai detto all'inizio della nostra conversazione, io mi sono occupato di letteratura, perché ero dentro un contesto che mi faceva capire questo, e ti faceva capire come nelle relazioni tra di noi c'è una parte fondamentale, non possiamo fare da soli, non siamo mai soli, siamo sempre in un rapporto con gli altri. Ecco, se mettessimo questo in pratica, questo vorrebbe dire molto. Vivere in una città come Milano, che è una città tra le più ricche d'Italia, ma dove c'è povertà anche, dove c'è immigrazione, dove c'è disagio sociale, e uno può dire io vivo bene, tanto non li vedo, oppure dire no, rinuncio a qualcosa anche di quello che ho, ma vivo meglio se condividono, no? Sì, assolutamente, era quello che dicevo, speriamo proprio che succeda questa cosa, che si verifichi questo e non quello che si verificherebbe se non facessimo questo, secondo me, hai ragione tu. Allora, ti chiedo di consigliarci un libro, te l'avevo chiesto all'inizio, quindi credo che tu ti sia preparata. Sì, perché è un libro che ho finito da leggere da pochi giorni ed è bellissimo. Si chiama Almarina di Valeria Parrella, che è una scrittrice straordinaria, secondo me. È la storia di una insegnante vedova cinquantenne che insegna nella scuola, nell'orfanotrofio di Nisida. Nisida è un'isoletta davanti vicino a Napoli, no? Nella quale stanno veramente i più disgraziati fra i ragazzi, e nasce un'amicizia fra questa donna e una giovane, Almarina è una giovane ragazza che è finita lì vittima di ogni tipo di violenza, di sopruso, ed è raccontato, e al tempo stesso poetico e terribile, raccontato con una lingua straordinaria, bellissimo, molto bello veramente. Consiglio Almarina. Bene, Eva, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Attraverso questa conversazione, seppure uno schermo, ti sei spesso avvicinata allo schermo. Mi spiace. E penso che, no, ma questo penso che ha un senso, un significato, perché tu ti avvicini sempre alle persone. La tua qualità è verso gli altri. Quindi spero che ci rivediamo presto, facciamo altre chiacchierate, ci vediamo di persona e magari facciamo altri dialoghi. Grazie Peppe, grazie mille a tutti quelli che hanno ascoltato e a quelli che hanno scritto queste cose così gentili. Grazie davvero. Bene, a presto. Ciao Eva. Ciao. Ciao.